Buongiorno, mi chiamo Luca Siravo e frequento la classe 4B dell'Istituto Tecnico Industriale Mattei di Isernia. Oltre alla partecipazione della nostra scuola... Quarto P? Quarto B. Ah, B, mi sembravano un po' troppo lunghe. Okay, sì. B. E oltre alla partecipazione alla Maker Faire con ben due stand, quest'oggi voglio parlare del Galileo Italy School Contest, alla quale la nostra scuola ha partecipato, portando ben quattro progetti. Il primo progetto... Dimmene uno. Un progetto. Galileo Home Alarm. Vai, sceglilo, vai. Allora, il Galileo Home Alarm vuole realizzare un impianto... Sistema d'allarme per le case. Home Alarm. Sì. Okay. Un sistema di allarme per le case, però sfruttando il basso costo, perché utilizziamo delle schede Intel Galileo. Quindi questo ci permette appunto di realizzare questo impianto d'allarme su un plastico, che abbiamo già preparato. E, allora, parliamo che innanzitutto... Quella è la tua classe? Sì, parliamo della mia classe, questo è il quarto B, alla quale parteciperà tutta alla realizzazione di questi quattro progetti. Saremo accompagnati anche dal professor Franco Tedeschi e Nicola De Crescenzo. Come sono questi professori? Raccontameli. Perché a volte va di moda parlare male dei professori, a volte se lo merita, ma non sempre, perché se uno parla male di tutti i professori sta facendo un'ingiustizia. Sì, infatti abbiamo dei professori stupendi che ci aiutano. Se questi sono stupendi, diciamoglielo per una volta. Bravi. Sì, perché ci aiutano sempre a realizzare qualsiasi idea e ci permettono di partecipare anche a molte fiere, eventi. Guardate, l'avete visto in questa mattinata che abbiamo passato insieme. La vostra passione è il motore fondamentale. Poi vi servono dei buoni docenti, dei ci buoni genitori o qualche amico fuori che vi aiuti. Quindi qualche adulto fuori intorno che vi dia una mano. Sì. I professori sono molto importanti. Sì. Voglio parlarvi quindi del Galileo Home Alarm. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un sistema di allarme low cost per un'abitazione basato sulla piattaforma Galileo. Nei nostri laboratori abbiamo già realizzato un plastico in scala di una casa, nella quale inseriremo dei sensori commerciali acquistabili per pochi euro, e questi sensori verranno interfacciati su una scheda Intel Galileo, la quale ci permetterà appunto di gestire questi sensori. Inseriremo anche un tastierino e un display LCD che permetterà l'attivazione e la disattivazione appunto dell'allarme. Senti, che cosa vi dà Intel per fare questo progetto? Intel ci ha fornito molte schede e il loro obiettivo... Ma vi servono soldi per realizzarlo? Sì, ci fornirà il supporto tecnico, economico, per la realizzazione di tutti i progetti. Quindi lo pagano loro? Sì, praticamente. Ma poi volete commercializzarlo? Cioè volete vendere l'allarme fatto dalla vostra classe? Se ci sarà la possibilità, i progetti potranno essere anche pubblicati sul sito della Intel e accedere anche a maggiori fondi. Senti, dimmi una cosa per finire. Che cosa ti porti a casa da questa giornata in cui hai sentito tutte queste storie? Hai sentito anche le proteste di Federico o di altri ragazzi quando hanno visto il ministro? Qual è la sensazione che ti porti a casa dopo una giornata così? Senza dubbio, credo che le nostre scuole siano attrezzate... Cioè la tua è positiva, tu dici le nostre scuole vanno bene. Parlo per la tua, ma è giusto perché ci sono le scuole che vanno bene, ora le vedremo anche. La nostra scuola fortunatamente ha tutte le attrezzature necessarie all'apprendimento e spero che appunto questa attrezzatura arrivi in tutte le altre scuole italiane. Bene. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Grazie tante, grazie.